Totti, ne ho Carnella, questo qua centrale, ho fatto il giro dei castelli di San Pietro in Cielo, Rocca Bianca, l'antico Ponte Pallavicina, Palazzo Meli Lupi e la Rocca di Rossi, in fondo c'è la Reggia di Colorno che è stata omessa per ragioni di spazio, però è dietro. E niente, è stato un giro molto bello, molto interessante, alla scoperta di castelli che non conoscevo, qualcuno sì, qualcuno è più famoso come la Reggia di Colorno, abbastanza rinomato, però ci sono dei piccoli castelli che fanno parte di questa rete grandissima, che sono tutti molto interessanti e pieni di cose inaspettate. Ad esempio a San Pietro in Cielo ci sono anche i guerrieri, le statue di terracotta di guerrieri cinesi che non ho disegnato io, ha disegnato Christian. E sono anche dei bei percorsi enogastronomici, oltre alla bellezza storica. Ad esempio l'antica corte Pallavicina ha una grande cantina di stagionatura di culatelli e parmigiani, quindi è stato veramente molto bello.